via Venditalia 2014. È tempo di conoscere le novità presentate dalla Coges in modo ufficiale per il mercato italiano. A fianco a me c'è Mario Maio, il nuovo direttore commerciale, direi anche alla sua prima uscita in termini ufficiali in una fiera italiana. Mario, benvenuto. Grazie, un saluto a Bendin TV. E allora, alle nostre spalle io stavo nascondendo in realtà quella che è la Rendiresto che voi andate a presentare a Venditalia. Ha un design assolutamente rivoluzionario con delle funzioni che sono uniche, non a caso si chiama Unica. E allora, per te 300 secondi per andare a spiegarne in sintesi tutti i benefici che un gestore può andare ad avere comprando questa macchina. Unica è una gettoniera Rendiresto di nuova generazione. Coges, come tutti sanno, è leader nella produzione di sistemi di pagamento cashless. Quello che Coges ha voluto fare con Unica è integrare in una gettoniera Rendiresto tutte le conoscenze di 30 anni che abbiamo sulla parte cashless. Quindi questo è un sistema cashless evoluto di ultima generazione con attorno un Rendiresto con una serie di caratteristiche particolari. Vediamo giusto quelle più importanti. Prima di tutto la cosa più visibile è il display grafico a colori con un sistema di navigazione tipo iPod, quindi estremamente user friendly. Diciamo, questa è una sorta di joystick. È un joystick, è un roll pad, chiamiamolo così. L'altra novità importante è la tecnologia di discriminazione che è stata in qualche modo ereditata dai nostri da Azcoin sostanzialmente, che ci dà la possibilità di orientarci su mercati nuovi e non solo euro. Quindi una tecnologia altamente performante con un database monete di oltre 90 paesi. L'altra cosa importante che abbiamo inserito su Unica chiaramente è 6 tubi. Questo non è più un fattore unico, ma era importante per noi allinearci a uno standard che è di fatto diventato sul mondo delle Rendiresto. Desidero ricordare a questo proposito che è notizia dei giorni scorsi che anche qui in Italia è stata approvata l'abolizione di 1,2 centesimi dal mercato in forma ufficiale. Già, voglio dire, nella distribuzione automatica era difficile andare a trovare 1,2 centesimi perché di fatto andavano semplicemente ad ostruire le feritoie, essendo così piccole, e creare quindi grossi problemi ai macchinari Rendiresto o comunque di gestione del credito. Di fatto sono state quindi formalmente abolite e restano le altre 6 monete principe, cioè i 6 tagli principali, e in tutta Europa noi riusciamo a trovare. Continua, perdonami l'interruzione. E sicuramente questo è un evento importante per il vending, non solo per i costruttori di sistemi di pagamento, ma per i gestori, perché la gestione delle monete da 1-2 centesimi comporta delle problematiche enormi. Cassetto tubi completamente ridisegnato, chiaramente per ospitare 6 tubi, con un sistema di rilevazione del numero di monete nei tubi innovativo. Quindi non è più ottico, con fotocellule ottiche come avveniva in passato, ma con un sistema a induzione. Questo ci consente di avere una precisione sul numero di monete nei tubi. Ecco, io diciamola anche tutta. Io, gestore, voglio sapere quante monete ci sono esattamente nei tubi e questo sistema finalmente me lo consente. Consente di farlo con ovviamente delle tolleranze tecniche, perché le monete stesse hanno una tolleranza in termini dimensionali, però sicuramente una precisione molto superiore rispetto alle fotocellule ottiche tradizionali. Oltre al prodotto Unica, lanciamo per la prima volta a Venditalia un set di nuovi lettori, quindi estremamente compatti e accattivanti anche da un punto di vista dimensionale e estetico, con l'IRD integrata. Quindi questo lettore consentirà a tutti i gestori dotati di palmare di rilevare i dati direttamente dall'esterno della macchina con maggiore semplicità. Questo lettore
si unisce anche ad un prodotto Myfair. Ecco, una cosa importante che non ho detto, questa gettoniera non utilizza solo le tecnologie proprietarie COGES, MyKey e CL, quindi le chiavi diffuse sul mercato, ma apre a tecnologie nuove, contactless, come il Myfair, Myfair Desfire e Legic. Quindi con lo stesso hardware, la stessa piattaforma, io posso aprirmi a tecnologie diverse in funzione delle esigenze del mercato. Mario, diciamo anche una cosa importantissima, io quella che credo sia una delle cose più importanti anche in questo caso. Amici, questa è tutta, e dico tutta, tecnologia italiana. Questo è tutto made in Italy. Come ricordiamo nel nostro stand, questo prodotto è sviluppato, ingegnerizzato, prodotto, quindi assemblato tutto in Italia, ed è uno dei pochi prodotti rimasti nel nostro settore di proprietà e di controllo italiani. È un vanto, un onore per noi rappresentare anche questa parte di tecnologia del vending. Bene, negli ultimi giorni noi abbiamo dato tanto spazio alla tecnologia Made in Italy, vi abbiamo fatto comprendere quante eccellenze ci sono in Italia in questo settore e quindi qual è il motivo vero per cui tutti guardano all'Italia, operatori del settore e non in tutto il mondo, come ad una nazione principe a cui ispirarsi, perché in realtà sono tantissimi i visitatori dei nostri siti che provengono dall'estero e che scrutano tra le notizie anche quelle dedicate alla COGES. Bene, Mario, direi che non è una piccola novità quella di Unica. È una rivoluzione, perché un progetto di nuove rendiresto richiede anni e anni di sviluppo, quindi è qualcosa di cui noi siamo estremamente fieri ed è un momento importante per noi. E allora rimandiamo tutti gli amici di VendingTV.it a guardare tutto ciò che è relativo a Unica, ma anche tutti gli altri prodotti realizzati dalla COGES sul vostro sito web www.coges.eu. E allora, collegandosi al sito coges.eu, non solo potrete andare a scoprire tutti i prodotti realizzati dalla COGES con tutti i dettagli, ma andare anche a guardare, immagino iscrivendosi e loggandosi, andare a scaricare gli esplosi in PDF, entrare in contatto con i responsabili commerciali che potranno darvi informazioni di ogni genere proprio per cercare di dare il massimo servizio a voi che siete dall'altra parte. Saluta pure gli amici di VendingTV.it. Grazie. Grazie Fabio e un saluto a tutti, arrivederci alla prossima fiera, l'anno prossimo a Venditalia Expo. Venditalia Expo 2015, che è stata da noi tra virgolette suggerita al presidente di Confida, che ha preso l'idea al balzo, ha detto perché no, quasi quasi vado a proporla, e una settimana dopo ci ha chiamati e ha detto vi do una notizia in anteprima, grazie per il suggerimento, ho prenotato, si fa Venditalia Expo edizione straordinaria 2015. Mario, grazie. Amici, non andate via, perché noi nel frattempo abbiamo tanto altro da documentarvi. È tanta la roba qui a Venditalia quest'anno.